a tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video. Se nello scorso video vi ho fatto vedere i libri flop del 2019, oggi i libri top del 2019, i primi 5 top 5. Allora, questi libri hanno ricevuto 4 o 5 stelle, quelli che hanno ricevuto 4 stelle per un pizzico non sono arrivati alla perfezione. Chi invece ha ricevuto 5 stelle, cioè boom economico, come dico sempre. Però partiamo subito e per ogni libro vi spiegherò perché hanno ricevuto 4-5 stelle. Allora, partiamo subito con Auschwitz. Era il numero, forse 220543, non so se si pronuncia così, o 220543, non lo so, che racconta la vita di un uomo soldato inglese durante la seconda guerra mondiale, che viene a scoprire dei campi di concentramento, perché lui è stato fatto poi prigioniero, però siccome era un soldato, non l'hanno messo insieme agli ebrei o comunque alle persone che erano nei campi di concentramento, ma in una parte dei campi un po' più soft, diciamo tra virgolette, la parte dedicata ai prigionieri, soldati, ecco, di guerra. Però lui poi scopre che in questo campo ci sono la parte peggiore, che sono proprio i campi di concentramento, quelli veri e propri, quelli degli ebrei veri e propri, dove era lui anche, non è che se la passava proprio liscia. Quindi decide di scambiarsi i panni con un ebreo e quindi entra e scopre, fa questa scoperta di questi campi di concentramento e tipo, ma che cazzo? Cioè... Quindi poi la cosa si complica un po', come esce, come non esce, sopravviverà e uscirà dai campi di concentramento, però poi ci sarà qualcuno che scoprirà che lui è stato in quel campo, c'è qualcuno che è a conoscenza di ciò che ha fatto, perché lui in realtà non doveva entrare, non doveva scoprire questa parte del campo di concentramento. È tipo interessante la storia che c'è dopo, prima di tutto la storia di questo soldato inglese che si è battuto per gli ebrei, che è dalla parte degli ebrei, e ha pensato, ma davvero la guerra ha fatto questo? Ebbene sì, nonostante lui fosse stato un soldato, ha detto, io ho contribuito a fare questo, perché lui era un soldato, anche se in realtà non avrebbe voluto. Allora, mi interessa molto perché in realtà è una storia vera. Infatti l'autore, Denis Avey, è in realtà il protagonista di questa storia, che è morto purtroppo pochi anni fa, tra l'altro, nel 2015, quindi 4 anni e mezzo fa, diciamo, perché è morto in estate. E è interessante come lui sia riuscito a trovare questo campo, è interessante come lui si sia battuto in realtà per i diritti degli ebrei e di tutte le persone che erano nei campi di concentramento, perché non erano solo ebrei, la maggior parte ovviamente, ma c'erano anche altre persone, portatori di handicap, comunque altri, cioè non c'erano solo gli ebrei. È molto bello sapere la versione di un soldato, perché effettivamente lui prima di entrare nel campo di concentramento andava in guerra, cioè era un soldato, combatteva e quindi aveva anche le sue missioni. È interessantissimo, è molto bello perché tratta di una storia vera. E tipo, non posso neanche immaginare questa persona che effettivamente è entrato in un campo di concentramento perché è stato fatto prigioniero e viene a scoprire che c'è una parte peggiore, cioè lui pensa che già la guerra sia una cosa orribile, poi fatto prigioniero, campi di concentramento, e lì tipo già stava pensando che cos'è questo posto, cioè che cos'è, pensavo che la guerra fosse già il declino, ma qui è peggio. Poi scopre che in realtà quella parte di campo non è la peggiore, ma c'è un'altra parte ancora peggio, diciamo, scusate il giro di parole, ma effettivamente è così. Scoprendo quell'altra parte del campo, scopre veramente
l'inutilità di questi cambi, perché effettivamente c'è, cioè, tipo la cattiveria umana, perché cioè già fare la guerra, ok, poi pure i campi, eppure sterminare gli ebrei, ok, e, cioè, che dire, è stato brutto vedere questo ragazzo, perché era molto molto giovane quando lui fu mandato in guerra e fu fatto prigioniero. Era comunque giovanissimo, aveva forse la metà o qualcosa in più. Comunque, io cioè, non mi ci vedrei mai a fare una cosa del genere. Forse perché non l'ho mai vissuto, non lo so, ma io avrei paura, cioè io mi metterei l'ansia. Se dovesse capitare nuovamente, se io dovessi essere al posto suo, forse non ce la farei, non lo so che cosa mi succederebbe. Comunque, eroe nazionale, d'oro, è nazionale, inglese, cioè come se fosse italiano, vabbè. Comunque, l'ho adorato. Quindi complimenti, io stimo verso Dennis Avery. Poi abbiamo un altro libro che poco poco non ha raggiunto 5 stelle, 4. Ed è un altro libro per quanto riguarda Germania nazista, Olocausto e cazzi e mazzi. È La bambina che guardava i treni partire di, come si chiama questo qua? Roberto Long. Sì. Allora, questo è un altro libro che racconta della Germania nazista e dell'Olocausto, però diciamo è un pochino più morbido tra virgolette a confronto del libro di Denis Avey, perché a differenza dell'autore precedente la protagonista è una bambina che ebrea, che è costretta a fuggire insieme alla sua famiglia, genitori e fratello, da ovviamente i tedeschi nazisti che cercavano gli ebrei qua e là per portarli al campo di concentramento. Lei ovviamente è all'oscuro di tutto, i genitori ovviamente sanno della situazione in cui si trovano, ma lei ovviamente è una bambina, è piccolissima, piccolissima, cioè ha 11-12 anni forse, comunque è alle elementari, medie. E non capisce niente, non capisce, cioè io pensa, io fuggo da cosa? Sì, dai tedeschi, lo sa che devi fuggire dai tedeschi nazisti, ma non capisce bene perché cercano proprio loro, perché cercano me, perché cercano i miei genitori, non abbiamo fatto niente di male. Effettivamente loro non avevano fatto niente di male, come tutti gli ebrei, però effettivamente sapeva che appena vedeva un soldato nazista tedesco, dovevano andare via, fuggire, non farsi neanche vedere. Allora, perché 4 stelle? Perché, allora, 4 stelle perché prima di tutto racconta la Germania nazista con gli occhi di una bambina, perché lei effettivamente non capisce, non sa, non conosce, ma ha voglia di sapere perché. Poi, giustamente, a lei viene anche incontro indirettamente ai campi di concentramento, perché il papà è stato poi rapito dai tedeschi e il fratello anche, diciamo, il fratello in realtà ci va volontariamente a cercare il padre, ma lei ha questa grande voglia di sapere perché cercano loro, perché il padre e il fratello sono poi tornati, perché tornano giustamente, sono tornati distrutti, tipo, cioè sembravano veramente, boh, cioè, distrutti veramente, però anche fisicamente. E tipo, perché sono così? Perché? Poi meno male che sono tornati, cioè, anzi, hanno avuto pure il culo, un miracolo se sono tornati. Perché non ho un pezzettino in più? Perché non lo so. A sentimento non me la sono sentita di dare 5 stelle. Comunque è un libro ben valido, scritto bene anche. Avrei voluto sapere in realtà, se lei poi viene a scoprire i motivi per cui la cercavano, avrei voluto, e la sua reazione, perché giustamente poi lei si capisce un pochino di più qualcosa, però comunque rimane una bambina e non sa tutto, non è consapevole di tutto, e avrei voluto che ci fosse almeno un epilogo che spiegasse poi effettivamente cosa faranno dopo, una volta finita la guerra, una volta che
che tutto è finito, che comunque gli ebrei sono stati liberati, eccetera, eccetera. Avrei voluto vedere questo anche, però ripeto, cioè, il libro è ben valido per sapere un'altra visione, un altro punto di vista per quanto riguarda quel periodo. Tra l'altro si sta avvicinando anche il giorno della memoria, quindi probabilmente aspettatevi anche che reciti questi due libri, anche molto brevemente. Passiamo avanti con in realtà l'unica rilettura che ho fatto quest'anno, che però ha ricevuto 5 stelle su 5, perché adesso andremo a vedere i libri che hanno ricevuto 5 stelle su 5. Allora, abbiamo, appunto, ripeto, l'unica rilettura di quest'anno, perché giustamente è molto breve, neanche forse 100 pagine, forse poco più di 100 pagine, poco comunque, ed è L'appuntamento di Pier Giorgio Puglisi. Questo libro mi ha devastato la vita, ragazzi. Cioè, io l'ho forse letto 2 o 3 anni fa e mi ricordo che mi aveva devastato l'anima. Ho deciso di volerlo rileggere perché non mi ricordavo bene i fatti, insomma, e era meglio che non lo rileggevo perché mi ha devastato un'altra volta l'anima, cioè proprio la vita questa volta, anzi. Perché abbiamo questa ragazza che si incontra con un uomo che in realtà non conosce, cioè incontra sui siti di incontri, no? È tipo quasi un appuntamento al buio perché lei deve in realtà pagare dei debiti e pensa di doverli pagare in denaro. Ma in realtà quest'uomo non vuole i soldi perché non interessa nei soldi, è già ricco di suo e farà pagare i debiti a questa donna in un altro modo, in altri modi in realtà. Ragazzi, che vi devo dire? Da un lato vi correggetelo, cioè si legge anche abbastanza facilmente in realtà perché sono 128 pagine, è piccolino, si legge in un pomeriggio, però ragazzi dall'altro lato tipo, non fatelo perché vi deve stare all'anima, ve lo giuro, è uno dei libri più belli che abbia mai letto, quindi cioè dal lato leggetelo, dall'altro se non siete pronti non fatelo, non fatelo perché se siete propensi a leggere libri di questo genere, fatelo. Leggetevi la trama su internet, l'appuntamento, leggetevi la trama, magari un estratto, vedete come vi sembra. Se vi ritenete pronti a leggere libri di questo genere, leggetelo, altrimenti lasciate perdere perché cioè deve essere capito proprio a fondo questo libro, deve essere proprio colto in tutte le sue forme, sempre in tutte le pagine. 128 pagine, 128 significati e 128 pugnalate al cuore. Detto tutto. Poi abbiamo un altro libro che si è meritato 5 stelle su 5 ed è ovviamente Gli ultimi giorni di nostre padre di Joël de Kerr. Allora, io ho letto La verità sul caso Ricky Evert grazie a Emanuele di Neverending Stories e io ovviamente mi sono innamorata di Joël de Kerr e quindi adesso ho intenzione di leggere tutti gli altri suoi libri e al momento in realtà ho letto solo questo e Ricky Evert, però ho intenzione di leggere anche altro di suo e ragazzi però concentriamoci su questo. È un libro che racconta della seconda guerra mondiale, sempre, siamo sempre in quel periodo, e però questa volta i protagonisti non sono né soldati, non sono neanche gli ebrei nell'olocausto, niente di tutto questo, ma i protagonisti sono sì soldati, però soldati speciali perché sono dei soldati, diciamo, come si chiama? Sì, inglesi sempre, ovviamente, però hanno, ecco. Special Operation Executive, sì, l'inglese è proprio bellissimo io. Ma sono, diciamo, soldati che fanno missioni segrete per lo Stato. Stato. Abruzzese, ogni tanto piace. E niente, cioè, adoro tutto perché non racconta tanto le missioni che fa. Sì, anche perché giustamente il libro parte con il reclutamento di questi soldati, tutto il loro addestramento, eccetera, eccetera. Le missioni vanno di qua, vanno di là. Però la cosa più importante in realtà è l'amicizia che si crea tra i soldati, tra questi ragazzi, anzi, perché sono molti giovani. E questo legame che li unisce. Questa cosa bellissima, chiamatasi amicizia, ma
sono come fratelli. Questa amicizia fraterna è bellissima. Ovviamente nasceranno anche degli amori, delle cose, eccetera, tra di loro. E, cioè, non posso non amare questo libro, soprattutto il finale. Cioè, distruttivo ma perfetto. Credo che sia il finale perfetto per questo libro. Mi dispiace in realtà, da un lato, che sia finita così, però non poteva finire altrimenti. 5 stelle su 5, Richard D. Kerr ha fatto di nuovo un punto in più. In realtà questo è il suo primo libro, però io adoro. Tra l'altro, 9,90 questa edizione, così come l'edizione della Verità sul caso delle più aperte che ho. 9,90 lo trovate in libreria o su Amazon, sempre a 10 euro. Forse su Amazon un po' di meno. Però, cioè, è stata una settimana molto intensa, perché io giustamente leggo molto velocemente, e quindi settimana molto intensa quando ho letto questo libro. Ho amato tutto, quindi Joel D. Kerr si merita comunque 5 stelle su 5, anche il secondo posto della top 5, perché siamo arrivati ovviamente all'oro. Il primo posto di questa top 5 non poteva che non meritarsela lo zio Jay. Nevernight di Jerry Stoff. Ragazzi, cioè, credo sia il libro dell'anno. Veramente il libro dell'anno. Mia Corbere mi ha stregato il cuore. Mi ha stregato in tutte le mie forme. Cioè, se io dovessi incontrare Mia Corbere, credo che me la sposerei. Cioè, avrei paura di Mia da un lato, però dall'altro lato, ragazzi, cioè, Mia è Mia. Non sto troppo a parlarvi di Nevernight, perché credo che sia già diffuso abbastanza sul web e anche in Italia. Quindi niente, non ve ne parlerò più di tanto, anche perché credo che arriverà un giorno, forse lontano, un video dedicato solamente a Nevernight, come hanno fatto tantissimi altri miei colleghi. Però deve essere per me un giorno speciale. Quando arriverà un giorno speciale, qualsiasi giorno special, arriverà anche il video dedicato a Nevernight. Poi voglio, cioè desidero con tutto il mio cuore che voi leggete Nevernight. Ormai c'è in italiano, c'è tutta la trilogia in italiano. Costa un pochino, è 20 euro al libro, sono 3. E, però ragazzi, ne vale la pena, ne vale assolutamente la pena. E non vi dico nient'altro. Prima di tutto, appunto, ripeto, perché è ormai diffuso Nevernight in Italia, ma perché vorrei che chi non ancora l'avesse letto lo scoprisse così, da sé. Dovete scoprire Nevernight, perché sì, ragazzi, Nevernight è da scoprire. Io non posso rivelarvi niente, non voglio, anche se il mio desiderio di parlarne è altissimo, però teniamoci a bada. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un mi piace, fatemi sapere nei commenti quali sono stati i vostri libri preferiti, i migliori del vostro 2019, e magari se volete spiegatemi anche perché, così almeno scopro anch'io nuovi titoli. E niente, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! We'll be right back.